Carissimo fratello e sorella, da Pasqua a Pentecoste, da Gesù allo Spirito Santo, cioè lo Spirito di Gesù, lo Spirito di Dio. In Prima Tessalonicesi 5:23 viene detto: tutto quanto è in voi, spirito, animo e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore Gesù Cristo. Spirito, anima e corpo. L'anima può essere intesa come la psiche, e nella psiche ci sono tre caratteristiche. C'è l'intelligenza, quindi la mente, c'è il cuore, quindi il livello affettivo, e c'è la volontà, quindi il livello della potenza. Vediamo come lo Spirito Santo può raggiungere sia la mente, sia il cuore, sia la volontà. Quando facciamo il segno di croce, io e te ci tocchiamo la mente, il cuore e le spalle. Allora vediamo come lo Spirito Santo in questa Pentecoste può toccare sia la tua mente, sia il tuo cuore, sia la tua volontà, perché si manifesti in pieno la presenza di Dio nella tua vita. Partiamo con la prima effusione nella mente. Prendi Luca 23, dal 44 al 49. Questa è l'effusione per la mente. Riconoscere Dio. Era verso mezzogiorno quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Il velo del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Visto ciò che era accaduto, il centurione glorificava Dio. Veramente quest'uomo era giusto. Carissimi, possiamo vedere questo Gesù che morendo spirò lo spirito. E che cosa successe subito dopo? Il centurione stesso, che era stato lì a crocifiggerlo e sotto la croce, vide, iniziò a vedere. Si aprì la sua mente, vide ciò che era accaduto. Visto ciò che era accaduto, iniziò a glorificare Dio. Veramente quest'uomo era giusto. Anche quest'uomo pagano iniziò ad avere la rivelazione dell'uomo Gesù, della verità di Gesù, della giustizia di Dio in Gesù. Quindi, mettendoci sotto la croce, noi riceviamo questo spirito di rivelazione nella mente, affinché la tua mente possa riconoscere la giustizia di Dio in Gesù, e che questa giustizia viene dentro di te, viene nella tua mente, e fa sì che la tua mente inizi a glorificare il Padre, a glorificare Dio. Questa è la prima effusione da ricevere nella tua mente per vedere Dio. La seconda effusione è l'effusione per il cuore, la shalom di Dio, per il tuo cuore, per la tua affettività, per i tuoi sentimenti e per le tue emozioni. Questa effusione ci viene raccontata in Giovanni 20:19-23. La sera di quello stesso giorno, il primo giorno di sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù. Si fermò in mezzo a loro e disse: Shalom, pace a voi, pace a te. Detto questo, mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse di nuovo loro: Shalom, pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, alitò su di loro e disse: Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Ecco che questa seconda effusione è un'effusione per il cuore, per una guarigione del cuore. Loro erano chiusi, avevano ancora paura, non avevano ancora un'emozione guarita, il loro cuore era ancora chiuso. Come facevano a diventare evangelizzatori se il loro cuore era ancora tutto ferito? Ecco che quindi Gesù
stette in mezzo loro. Gesù in questo momento sta in mezzo a te, sta con te e dice Shalom, pace a te, e diffonde il suo spirito nel tuo cuore affinché tu possa trovare pace, e questa pace diventi poi un mandato per raccontare a tutti gli altri come tu hai ricevuto la guarigione nel tuo cuore, come Gesù è entrato oltre la tua paura, oltre i tuoi sentimenti che barcollavano, oltre le tue emozioni ferite, è stato con te, è stato in te e ti ha guarito attraverso la potenza del suo Spirito Santo d'amore. Shalom, pace a te, pace al tuo cuore. Ed ecco che poi arriviamo alla terza effusione per la tua volontà. Gesù disse, rimanete in città finché siate rivestiti di potenza dall'alto, di dynamis dall'alto, questa potenza che cambia la tua vita, che ti fa fare cose che non faresti mai prima. Questo è raccontato in Atti 2, 1-4. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si divideva e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Poi uscirono dal cenacolo e iniziò la grande evangelizzazione fino ad oggi. Fratello, sorella, in questa pagina della Bibbia in Atti 2 c'è il cambiamento dalla paura alla manifestazione, dalla chiusura all'apertura. Gesù viene e si fa riconoscere nella tua mente. Gesù viene, guarisce il tuo cuore e dice andate. E poi ecco che arriva la tua volontà e ti dà questa forza, ti dà questa lingua, ti dà il potere di parlare cose nuove, di parlare la lingua dello Spirito, di parlare la lingua di Dio, attraverso anche segni, prodigi e miracoli che lo Spirito Santo compirà attraverso la tua vita. Diventerai una fiaccola ardente, un portatore di vita, perché portatore dello Spirito di vita, dello Spirito di Dio. Quindi in questo momento, per la promessa che Gesù ha fatto, ha detto chiedete al Padre lo Spirito ed Egli ve lo manderà e lo riceverete. Non c'è altro da fare allora in questo momento che fare questi tre passaggi: metterci sotto la croce, lasciare che lo Spirito riempia la tua mente della verità e tu possa riconoscere Gesù come unico Signore e Salvatore, il giusto. Possa poi scendere dalla mente al cuore, stando in te, e porti shalom, pace al tuo cuore, perché tu non abbia più paura della vita, non abbia più paura di nulla, perché Dio è con te, non ti ha dato uno spirito di paura, non uno spirito di timidezza, ma uno spirito di coraggio. Uno spirito di coraggio che scende appunto nella tua volontà, nella terza effusione, e ti dà il coraggio addirittura di andare e proclamare le meraviglie del Signore. Era verso mezzogiorno e il sole si eclissò e si fece buio. Su di te, forse nel momento di mezzogiorno, nel momento della piena luce che pensavi, la luce naturale, la luce della tua vita, è diventato e Gesù proprio in quel momento muore per te. Nel momento del buio della tua vita, Gesù muore per te. Signore, ci poniamo davanti alla tua croce in questo momento, perché nel buio, contemplando la tua morte, tu possa effondere il tuo spirito di luce, come è sceso su questo centurione. Noi contempliamo la tua croce in questo momento, sapendo che tu sei morto per ognuno di noi. Noi contempliamo te, Signore, mentre il tuo Spirito viene in questo momento
in questo fratello, in questa sorella che sta ascoltando e gli dà luce. Ricevi lo spirito di luce, lo spirito di rivelazione che ti fa comprendere che Gesù è la via, la verità e la vita, che solo attraverso di Lui tu giungi alla vita in pienezza. Ricevi lo spirito di rivelazione che ti fa dire che Gesù è il Signore, il Kyrios, cioè quello che ha dominio, autorità su tutte le situazioni della tua vita. Nient'altro, se non Gesù, può cambiare la tua vita. Ricevi questo spirito di verità, questo spirito di rivelazione, che ti fa glorificare Dio, ti fa rendere grazie al Padre perché ha dato Gesù, perché tu sia salvato, perché la tua mente riconosca l'unica via di salvezza per tutto il tuo essere. Ricevi in questo momento la luce, ricevi la luce. Di solamente, vieni Signore Gesù, dammi il tuo spirito di verità. Vieni Gesù, rivelami la verità attraverso il tuo spirito. Vieni Signore Gesù, fa che io possa riconoscerti in tutte le mie vie. Grazie Signore. Ed ora Signore, che so che Tu sei l'unica salvezza, ti chiedo di mandare il Tuo Spirito Santo nel mio cuore. Dalla mente scendi nel mio cuore in questo momento, stette in mezzo a loro. Vieni in mezzo a questo temporale nel mio cuore. Vieni, vieni Gesù. Vieni in questo temporale che c'è, nelle mie emozioni. Vieni, Signore Gesù, affinché torni bonaccia. Anzi, vieni Gesù perché ci sia shalom. Pace a te, fratello, sorella. Ricevi in questo momento la pace. Gesù ora nel tuo cuore e soffia e dice: pace a te. Io sono risorto e sono qui con te per dare pace alla tua vita. Non la pace che puoi ricevere dagli altri, non la pace che puoi ricevere dal mondo, non la pace che puoi ricevere dalle cose o dalle situazioni, ma la pace perché io sono la tua pace. Ricevi la pace, ti dice il Signore, ricevi lo spirito della pace, quello spirito che ti dice shalom, pace a te benedetto, pace a te benedetta figlia di Dio. Pace a te, perché io sono con te e lo sarò fino all'ultimo giorno. Pace a te, perché io riempio il tuo cuore d'amore in questo momento. Pace a te, perché soffio il mio spirito d'amore dentro di te, perché tu non abbia più paura, perché tu non abbia più un senso di abbandono, perché tu non abbia più tristezza, perché tu non ti senta più sola, perché tu non ti senta meno di qualcun altro. Perché io, Gesù, sono nel tuo cuore e ancora dico, shalom, pace a te, ricevi il mio Spirito Santo. Ed ora noi vogliamo invocare il tuo spirito di potenza perché possa scendere nel nostro cuore come a Pentecoste, possa manifestarsi in un modo nuovo affinché possiamo essere incendiati. Fondici, plasmaci, riempici e usaci. Padre, donaci il tuo spirito. Donaci lo spirito di Gesù.
Ricevi, fratello, sorella, ricevi la potenza, la dynamis di Dio, ricevi il fuoco di Dio che viene a bruciare dentro di te, il fuoco di Dio che mette questo amore dentro di te, ricevi in questo momento il soffio di Dio che crea in te questa forza per uscire, una manifestazione di Dio, perché anche tu possa essere testimone, testimone verace, testimone credibile, testimone che porta una manifestazione della potenza di Dio, perché a ciascuno è data una manifestazione di Dio, e in questo momento Dio dà anche a te una sua manifestazione. Ricevi la potenza di Dio, ricevi, ricevi, ricevi la presenza dello Spirito Santo nel tuo cuore. Ricevi in questo momento il suo calore, ricevi in questo momento la sua forza, ricevi in questo momento il dono delle lacrime, ricevi la profezia, ricevi la parola di conoscenza, ricevi la gioia, ricevi l'entusiasmo, ricevi questa presenza di santità e di potenza, ricevi lo Spirito di Gesù che ha animato i discepoli, i primi discepoli li ha mandati agli altri. Ricevi questo coraggio per poter tornare al lavoro, per poter tornare con tuo marito, con i tuoi figli, per poter tornare nei posti con la presenza di Dio, con una presenza di Dio. Non avere più paura degli altri, perché sarai tu portatore della presenza di Dio in questo momento. Ricevi, ricevi solamente e inizia solamente a dire grazie. Grazie Spirito Santo perché vivi dentro di me sin da questo momento. Grazie Spirito Santo perché trasformerai la mia vita sempre di più. Grazie Spirito Santo per avermi eletto in questo momento a diventare testimone delle tue manifestazioni, del tuo amore, della tua potenza. Grazie Spirito Santo perché mi ricorderai ogni giorno che Gesù è con me fino alla fine. Sorella, invoca lo Spirito Santo ogni giorno, ogni momento, invocalo e Lui ancora verrà da te, ancora si manifesterà. Ti faccio l'augurio che lo Spirito Santo ti guidi, ti istruisca e realizzi pienamente la tua vita in Cristo Gesù. Dio ti benedica.